Benvenuti, questo si dice sempre a tutti. Stefano Baruzzo, l'ha appena detto per pochi intimi, è nato a Massa, è laureato in scienze politiche al Centro Alfieri di Firenze e in questo libro, appassionato come ha detto di storia, in particolare anche di questo periodo, poco indagato da noi, devo dire, molto poco indagato. Ed è ancora più curioso, almeno a me ha suscitato questo sentimento, che intorno alle vicende di un giornale che esce per soli 8 mesi, cioè diretto da questo giornalista, da Ruinas, e sia così denso, così forte, si vede un tentativo condotto con tutte le forze e la passione di un giornalista in un ambiente particolare. Dobbiamo ricordare che in quel periodo nel nostro territorio provinciale agiscono dei personaggi di livello e di interesse nazionale. Renato Ricci è stato un personaggio che ha segnato una pagina importante nella storia del fascismo. Quando ci sarà la Repubblica Sociale, lui fonda la Guardia Nazionale e quindi, voglio dire, è un personaggio di forza, di carattere. E dall'altra parte abbiamo un personaggio, vorrei dire, se possibile, ancora più forte, perché è quello, è l'eroe del Grappa. È Ettore Viola, nato da queste parti. Ettore Viola che in un primo tempo è legato e poi si distacca pian piano e poi avrà un periodo e una forza anche nel dopoguerra, nell'era repubblicana. Ecco, e finisco subito. Ecco, in questo mondo, quindi in questo contesto, dove in una provincia minore, tra virgolette, dove però c'è la grande risorsa del marmo, ci sono industriali, eccetera, c'è l'anarchia in qualche maniera. C'è un vescovo cattolico che ha degli attributi, si può dire, qui dentro a Pontremoli, che non si piega. Giovanni Sismondo. Giovanni Sismondo, che non si piega, chiude il suo giornale, il Corriere Apuano, perché prima che glielo faccia, che glielo, si rifiuterà sempre di pregare per il Duce e per gli altri, pregherà sempre lui per il re, riconoscerà sempre l'autorità del re. E poi questi industriali, ecco, in questo mondo perché viene mandato un personaggio come Ruinas? Beh, intanto presentiamolo questo personaggio, insomma. Stanis Ruinas è uno pseudonimo di Giovanni Antonio de Rosas, è un giovane scrittore e giornalista di origini sarde, quando arriva a Carrara nel febbraio del 1930 ha poco più di 30 anni, però ha già un'esperienza alle spalle significativa. Lui è un professionista, viene dal giornale romano L'Impero, che è un giornale che si vantava di essere integralmente fascista, non a torto, perché era nato subito dopo la marcia su Roma nel gennaio del 23, quindi non fascistizzato successivamente alla marcia su Roma stessa, ma soprattutto era un giornale diretto da due artisti, Mario Carli ed Emilio Settimelli, soprattutto quest'ultimo, che erano due artisti e scrittori futuristi. Il futurismo è stata la madre di tutte le avanguardie e Ruinas ha respirato questo clima in quel giornale romano e riporta a Carrara molte di queste caratteristiche. Ora, Riccardo chiedeva come fa a capitare qui a Carrara, catapultato dall'esterno in una piccola provincia, per di più neanche una delle più importanti, insomma, però bisogna tenere presente che nel regime totalitario l'importanza delle province non è solo determinata dalla sua struttura politica, dalla sua ricchezza economica, ma anche dai gerarchi che esprime nel regime. E Carrara esprime Renato Ricci, che nel 1930 è presidente dell'Opera Nazionale Balilla, che è l'organizzazione che presiede alla gioventù fascista, quindi molto centrale nel regime. Inoltre è membro del governo, è sottosegretario al Ministero dell'Educazione Nazionale. Ruinas arriva nel febbraio del 30 in un momento molto particolare della storia provinciale. Il partito locale è commissariato, lo gestisce un ispettore nazionale del partito che è Remo Ranieri, un gerarca di Parma, in quel momento uomo forte del fascismo parmense, poi
da lì a 2 anni anche lui cadrà in disgrazia, come succederà spesso a questi gerarchi. Un momento particolare perché il partito è commissariato perché lacerato da gravissimi conflitti interni che avevano contrapposto Renato Ricci soprattutto a quelli che tu ora hai introdotto, insomma, che sono i grandi industriali del marmo, i baroni del marmo, quelli che controllavano l'industria marmifera in posizioni di monopolio, i Fabbricotti, i Vennai, i Lazzoni, dominatrici dell'industria marmifera calarese, ma in fondo anche egemoni nell'economia provinciale, data l'importanza che questa industria ha nel panorama provinciale. Questi acuti conflitti interni erano culminati nell'ottobre del 29 addirittura in un attentato al podestà di Carrara, Canesi, che apparteneva alla fazione ostile a Ricci, al RAS storico della città. Un ex squadrista di Ricci una sera, forse anche un po' ubriaco, così almeno il tribunale accreditò la sua autodifesa, tirò una rivoltellata al podestà a Roma, eravamo nell'ottobre del 29, a quel punto, visto che i conflitti stavano degenerando, minacciando anche l'ordine pubblico, inviarono un commissario che è Remo Ranieri. Nella ristrutturazione che questo commissario attua del partito locale, ristruttura anche il giornale ufficiale del partito di Massa Carrara, del partito fascista di Massa Carrara, che è il Popolo Apuano, e chiama un professionista esterno, chiamando quindi un estraneo alle lotte politiche locali, sperando che questo portasse in provincia le direttive del regime, cosa che poi Ruinas si impegnerà a fare. E chiama questo giovane giornalista, sfruttando il fatto che l'impero era stato momentaneamente chiuso ed era anche disoccupato. Riccardo rilevava subito la caratteristica che colpisce, come te, come lo stesso autore, quando ha cominciato la ricerca, penso anche i lettori, che colpisce la brevità di questa esperienza. Beh, questo... Cioè, è un giornalista che viene da Roma, chiamato da un ispettore nazionale del partito, stipendiato da Roma, non è legato alle gerarchie locali, ha un mandato forte, ha una copertura politica che gli dà anche protezione, lo rende strano ai conflitti locali, ci sta solo 8 mesi. Beh, è una domanda che, come si dice, sorge spontanea un sospetto, il sospetto che sia successo qualcosa, che abbia interrotto bruscamente questa esperienza. Ora, quello che è successo lo possiamo anche dire subito, così almeno chi vuole andare via prima ha già scoperto l'assassino, il giallo finale, il scioglimento può andare. Però il gancio non ve lo diciamo fino alla fine. Ve lo diciamo alla fine, cioè, un trucco ci deve essere per accompagnare il pubblico. Il fatto è che primi di settembre arriva a Roma, alla divisione di polizia politica, un telegramma del prefetto di Massa, che è Amerigo Festa, in carica da un anno e poco più, che comunica alla polizia politica che Giovanni De Rosas, il direttore del Popolo Apuano, si è battuto a duello con un industriale del marmo di Carrara. È stato sospeso dal partito, lui e l'industriale, per 3 mesi, perché entrambi erano iscritti al partito, ma per lui ovviamente la sospensione dal partito comporta anche la sospensione della direzione del giornale del partito stesso, che non recupererà più. Si trasferirà a Roma ai primi di ottobre, continuerà a firmare il giornale fino a gennaio, ma di fatto è fuori e distaccato. Non rientrerà, poi la vicenda si concluderà sul piano giudiziario a dicembre con una condanna della pretura di Massa a 3 giorni di prigionia con la condizionale per entrambi i duellanti. 1930, settembre del 30 il duello, la sentenza è di dicembre. È una domanda interessante perché ci rivela il personaggio, il carattere, ha fatto bene a farla. Lui la voleva fare alla pistola, credo che questo già indichi il temperamento, probabilmente devono averlo fatto divenire a più miti consigli, si fece alla spada, a quel tempo i duelli, anche quelli voleva fare all'ultimo sangue, in realtà finivano fortunatamente, diciamo, al primo sangue, si fece male lui, fu colpito dalla punta della spada dell'avversario all'ascella e venne sospeso il duello. Qui si chiude la sua esperienza, breve, meno di un anno, al punto che fa venire poi anche il dubbio come sia possibile che cosa può aver fatto, come può aver caratterizzato in così poco tempo questo suo passaggio, al punto da giustificare, dice magari qualche lettore, un libro di 300 pagine, poi diremo perché è così voluminoso. Ma l'esperienza di Ruinas è un'esperienza giornalistica intensa, Ruinas è un giornalista interventista, lui scrive in ogni numero del giornale un fondo, un editoriale. Ora questo può apparire banale, ovvio, dice l'editoriale, fa parte di tutti i giornali, sì, oggi, ai nostri tempi, sì, ai tempi del regime fascista non tutti i direttori,
nemmeno quelli dei giornali di partito si caratterizzavano come editoriale, perché il fondo significava prendere una propria posizione sulle tematiche interne al regime, sempre allineati col regime, però significava caratterizzarsi ed era rischioso, perché la scure della censura, del provvedimento disciplinare, della perdita del posto, colpiva indiscriminatamente anche i giornalisti fascisti. Ruinas no, si firmava. Contrariamente a quel modo che poi, motto che poi andrà in voga nelle redazioni dei giornali qualche anno dopo, che si diceva che Mussolini diceva chi si ferma è perduto, i giornalisti dicevano chi si firma è perduto, lo trasformarono in questo. Lui si firmava. Per farvi un solo esempio, in un fondo dei primi di marzo, era arrivato da un mese, fa un elogio del bolscevismo. Un elogio della rivoluzione bolscevica, dice il motto degli anarchici, che attribuisce ai bolscevichi, insomma fa un pochettino di forzature anche, creare è bello, distruggere è sublime. Ora, non era il solo ad avere simpatie tra gli intellettuali fascisti per l'esperienza bolscevica in Russia, c'erano anche altri, anche più famosi di lui, giornalisti di maggior livello, Curzio Malaparte era uno di questi, per citare una figura più nota. Però farlo a Carrara, che era la terra degli anarchici, in un momento in cui il regime fascista, anche lì ormai era consolidato, per di più ora il partito era in mano alla fazione dei conservatori, cioè quelli ostili a ogni conato rivoluzionario che potesse venire anche dall'interno del regime, beh, insomma, poteva essere anche un po' imprudente. Questo per dirsi, il giornalista non aveva timore di caratterizzare la sua posizione. Quale posizione? Quale posizione? Forse... Una posizione, dicevi, tu lo dici bene, lo scrivi, un tentativo di moralizzazione in qualche maniera della vita del partito, una posizione di quello che si definiva in parte il fascismo di sinistra, il fascismo sì, di questa... sinistra. Però ecco, un giornalista, ripeto, che si pone in competizione, come dire, in competizione, ma anche come fustigatore della società carrarese di quel tempo e di quel periodo in particolare, e va a incidere anche sull'economia in qualche modo locale. Sì, tu hai giustamente detto, un giornalista, un intellettuale appartenente alla corrente della sinistra fascista, questo è il termine che la storiografia predilige in maggioranza. Io però non lo amo molto, lo uso poco, lo metto tra virgolette, perché sinistra e destra nel fascismo, che ha un'ideologia eclettica formata da apporti che provengono da molti affluenti, potrebbe essere equivoco. Come dice il titolo, preferisco un'altra definizione, fascismo rivoluzionario. Sembra anche questo generico, ma in realtà si distingue dal fascismo conservatore. Ora, vediamo di farla, anche se ha pure in grosse linee questa differenza. L'ala rivoluzionaria dei fascisti in genere è l'ala più giovane, ma avevano anche riferimenti in gerarchi importanti come Giuseppe Bottai, dava al fascismo, gli assegnava, auspicava, voleva, spingeva in quel senso, un ruolo rivoluzionario, cioè una rottura radicale con il passato, con il vecchio ordine liberale. I veri nemici degli intellettuali, della cultura fascista unanime, di tutte le correnti, contrariamente a quello che si può ritenere, non furono proprio il socialismo, il comunismo, lui aveva anche simpatia. Fu proprio il liberalismo, con il suo individualismo, che veniva considerato materialista, insomma la filosofia di quella società borghese che questi intellettuali intendevano superare, non solo sul piano politico e istituzionale, questo era già avvenuto, ormai nel 30 il regime aveva consolidato le sue strutture, con leggi fascistissime del 26 era un regime pienamente autoritario e dittatoriale, il corporativismo sul piano delle strutture della gestione del governo economico era ancora di là da venire, ma era impostato, però loro spingevano anche verso una rivoluzione morale. Tu hai già sottolineato la caratteristica moralista di questi intellettuali, quella che gli storici moderni hanno chiamato una rivoluzione antropologica, cioè rifare l'uomo, il suo carattere, la sua mentalità. Rifare l'uomo, se poi gli chiedevate il modello di uomo nuovo che volevano costruire, alcuni potevano essere anche un po' confusi, però sicuramente già questa semplice aspirazione significava la rottura radicale con l'uomo vecchio, che era l'uomo borghese, con il suo individualismo, il suo materialismo, il suo panciafichismo, come dicevano loro, insomma. Quindi senza quegli afflati mistici, fideistici che richiedevano questi intellettuali. Una rivoluzione morale è sempre stata l'aspetto
l'aspetto più radicale dei rivoluzionari di tutti i tempi, da Robespierre in qua. Io mi spingo a dire che gli autentici rivoluzionari aspirano a questo obiettivo vero, sono questi i veri rivoluzionari, per questo che dico sono anche le rivoluzioni tutte utopistiche. Ci aveva provato anche un altro lunigianese, l'Alceste De Ambris. Sì, ma De Ambris viene anche lui da una corrente eterodossa della, sì, della sinistra, certo. Insomma, c'è questo afflato moralistico che oggi noi cogliamo poco, perché ormai sono passati molti anni, ma che era molto diffuso nelle varie correnti politiche dopo la Prima Guerra Mondiale, che aveva portato con sé sogni di rinnovamento, di palingenesi, nasce una nuova società, ognuno la declinava a modo suo, in Russia la declinavano con i soviet, la rivoluzione bolscevica, qui c'erano questi radicali del fascismo, persino il liberalismo americano wilsoniano, il mondo pacificato dal libero commercio, c'era questa utopia di ricreare una nuova moralità. Ora io sono certo che se un personaggio come Ruinas, anche poi vedendo il suo percorso successivo, se avesse visto i risultati concreti di quando qualcuno ha provato a farla davvero, la rivoluzione antropologica, avrebbe anche lui inorridito. Perché i regimi che ci hanno provato, ci hanno tentato, che poi sono quelli totalitari nella realtà della storia, il nazista o lo stalinista in Russia, beh, insomma il bilancio è un'ecatombe. L'uomo si può cambiare la mentalità e i caratteri solo con il dispiegamento di mezzi coercitivi tali che il fascismo non spiegò mai, perché non ce la fece in tempo, non voglio entrare in questa polemica ora, ma il risultato di queste aspirazioni, di queste rivoluzioni antropologiche sono sempre stati delle carneficine. L'utopia ha sempre portato a questo. Ora voi direte, siamo andati un po' sulla filosofia, sull'astratto. No? Ecco, torniamo a... Finisco dicendo che stiamo parlando di cose che sono di una settantina di anni fa. E l'ultimo tentativo di cambiare una mentalità, un popolo nella sua identità, risale a una quarantina di anni fa, in Cambogia, sotto il regime di Pol Pot, tra il 75 e il 79, un terzo della popolazione venne sterminata da un tentativo di questo esperimento. Non stiamo parlando di cose molto lontane, non è filosofia. Furono progetti politici tentati con questo successo. Questo per dire cos'è la rivoluzione morale. Scusa, in Argentina cosa sta succedendo adesso? In Argentina? Ora? Non lo so, c'è un Pol Pot anche in Argentina? O Venezuela? Beh, ecco... Non è che sia un ambiente molto, molto bello, a proposito, cioè mi pare che si stiano consolidando gli aspetti di comando autorità, estremamente autoritario. Perché se non forse si riferisce al Venezuela come esperienza. Scusa, Venezuela. No, l'Argentina è un po' amnesia, Venezuela. Beh, insomma, anche di recente un uomo politico in ascesa si è confuso tra Cile e Venezuela. C'è qualche migliaio di chilometri di distanza. Sì, no, Venezuela. Sì. Sì. Gentile, tornando al fascismo, dentro quella vicenda, si mette in qualche modo oppure no? Ora, io ho fatto una digressione, ne sono colpevole, si rischia di andare fuori tema perché si arriva ai tempi nostri, ma l'ho voluto fare per dire che non stiamo parlando di cose astratte, perché quando ci sono dei morti, delle catombe, insomma, mi sembra che la cosa sia quanto mai concreta. Tornando ai nostri tempi, la domanda è pertinente. Io ho detto che Ruinas viene da una corrente, quella dell'impero, il fascismo radicale, una scuola futurista. Ruinas non è un gentiliano. Non viene dall'idealismo di Gentile, non ha una concezione storicista, casomai è influenzato da altri apporti di cui dicevo l'ideologia fascista, quelle delle correnti razionaliste del primo secolo, di cui l'avanguardia futurista è una. Sono portatori di un attivismo che vede nell'azione il momento centrale della vita, lo dice, nell'azione è la vita, lo dice in un suo articolo, io lo cito, che è una forma del razionalismo che confluisce poi nel fascismo, tra le altre correnti, la sindacalista rivoluzionaria, anche quella che ricordava il Signore, filosoficamente un po' più robusta, che gli porta Giovanni Gentile. Non è un gentiliano, non lo cita mai nel suo giornale Il Popolo Apuano, mentre l'Impero, Settimelli, Marinetti sono molto citati, sono suoi punti di riferimento. Questo per tornare un po' al tema di cui discutiamo. Ecco, sì,
volevo che, visto che parliamo di un luogo particolare, di una regione particolare, allora i rapporti con i commercianti, con le banche, con il mondo economico e poi un capitolo a parte perché è molto interessante anche il mondo cattolico, questi rapporti ne parleremo. Si hanno. Se vorranno, insomma, se non si stancheranno prima. No, ecco, sono gli anni in cui da Carrara parte il monolite famoso che qualcuno, qualcuno vuole tirare giù. Sì, tanto questo. Il monolite, grande monolite di marmo. Riccardo ci riporta la realtà provinciale, insomma. Poi lo diciamo, lo diciamo. Ci riporta la realtà provinciale, che tra l'altro questo sembra sornione, ma in realtà sotto sotto introduce i suoi argomenti, dà la spiegazione del perché questo libro è così voluminoso. Io in 8 mesi cosa mi hai fatto? Mai copiato un giornale? No. È chiaro che qui l'autore ha spudoratamente profittato dell'esperienza giornalistica per ricostruire le vicende di una provincia, la nostra, in un momento particolare della sua storia. Tra il 29 e il 30, qui a Massa Carrara, comprende anche la Lunigiana nel senso moderno del termine, nei posti dove siamo ora noi a conversare su questi temi, attraverso momenti particolari di transizione politica, economica e anche sociale. Possiamo elencarli anche velocemente, poi entriamo nei particolari politica. Beh, in questo anno qui finisce il dominio assoluto del RAS storico del fascismo calarese e apuano, perché poi il fascismo calarese fu quello più egemone, più forte in tutta la provincia, e dire RAS di Carrara significa RAS di tutta la provincia. Renato Ricci nel 30 perde il controllo di questo suo feudo personale. Al potere il commissario Remo Ranieri, di cui parlavo prima, che è un suo avversario, perché è legato al segretario nazionale del partito, che è Augusto Turati, che è avversario di Ricci a Roma. Profitta della crisi del partito carrarese per rovesciare i rapporti di potere locale, mettere al potere gli avversari, gli appartenenti alla fazione avversaria di Ricci. Ecco un intreccio che qui troviamo tra le lotte politiche nazionali Turati-Ricci e il suo riverbero in quelle provinciali. È una transizione politica importante. Diventa segretario Bernardo Pocherra, che è un avvocato storico avversario di Renato Ricci, esponente ex liberale, lui non viene dal fascismo squadrista, è un esponente di quel fascismo conservatore che dovete tenere presente perché poi ci darà la spiegazione vera del perché Ruines se ne va da Carrara. Io ho anticipato prima per un motivo disciplinare, ma sotto c'è un'incompatibilità politica con i nuovi equilibri. La provincia in quel momento, oltre alla transizione politica, attraversa anche un'economica. L'industria marmifera entra in una crisi dalla quale non si riserverà per tutti gli anni 30. Tenete presente gli anni, siamo nel 1930, il 29, grande crisi economica americana che investe come una furia anche l'Europa, l'industria marmifera è industria di esportazione, la crisi del commercio internazionale dà un colpo di grazia, non solo purtroppo, ed è questo anche l'effetto più devastante all'occupazione, alla popolazione che a Carrara viveva quasi in toto di industria marmifera, ma lo dà anche alle grandi dinastie industriali che avevano sempre dominato l'economia calarese. I Fabbricotti falliscono completamente con i Lazzoni, cioè spariscono, ecco una terza transizione sul piano sociale, quei ceti, quei gruppi che avevano esercitato da secoli, si può dire, un'egemonia sulla provincia. Transizione politica, economica e sociale. Si addensano questi momenti in concomitanza con l'esperienza giornalistica. L'autore ha approfittato per raccontare anche questi a chi lo vuole leggere, stasera a voi. Sì, ecco, ho capito che è molto interessante per noi, ovviamente perché è un capitolo della nostra storia, delle nostre vicende, ma è molto interessante anche come fenomeno a livello nazionale. Il criterio da me scelto nel ricostruire queste vicende è esattamente questo, cioè non è solo storia locale, ma ho cercato di vedere piuttosto come il regime opera nella realtà locale, in una provincia italiana, trasferendo le sue direttive, le sue politiche uniformatrici, e vedere come questa realtà reagisce con dei filtri, delle contraddizioni, degli ostacoli, e quindi vedere l'esito come viene trasformato nel passaggio
della politica centrale in una periferica. In un certo senso diventa un test dello sforzo, io l'ho chiamato così, mi sono sbilanciato, lo rifaccio, tanto ormai è scritto, sì, non sì, posso certo. neanche smentirlo, è che, dello sforzo totalitario del regime. Che incontra nelle realtà locali italiane, questo è un paese di localismi, di particolarismi, trova in questi localismi e particolarismi un ostacolo a questo sforzo, assieme agli altri che la storiografia poi riconosce, la monarchia, c'è la Chiesa, che aveva già accennato. Riccardo, so che ti sta particolarmente a cuore un discorso sì, su... Sì, perché c'è stato da poco il concordato, c'è stato anche il concordato. Certo, è di un anno prima. E di fronte, e pochi mesi dopo, si leggono accenti quel giornaluccolo... Sì, sì, un attacco al Corriere Apuano. Insomma, il giornale del Vescovo viene maltrattato. A pochi passi da Pontremoli, questo vescovo con gli attributi, ripeto, andrò incontro agli alleati, si ricordò che i tedeschi avevano minato un ponte, andò lui a sminare il ponte. Era un piemontese robusto, ma non... Ecco, diceva, per riprendere il discorso, per non andare... Due cose mi sollecitavano. Lui... In questa vicenda è mai intervenuto? Lui quello con la M. Non andiamo troppo in alto, lui chi? Quello che è scritto sull'obelisco. No, perché siamo in chiesa, dice lui. Su Giovanni Sismondo occorre fare un discorso articolato. Io invito a lasciare i personaggi sempre al loro tempo, a inserire... Sì. Sì, c'è anche la foto di Sismondo, c'è quella del Corriere Apuano, ce ne sono diverse illustrazioni in fondo, ve ne avevo anche portate qualcuno, ma le proietteremo in altre occasioni. Lasciamogli al loro tempo storico, dobbiamo farlo anche con Giovanni Sismondo, ne esce fuori un ritratto un pochettino forse diverso da quello che può piacere in occasioni celebrative, ma dobbiamo affrontarla in maniera fredda, vis-à-vis la storia. E Giovanni Sismondo è un vescovo di Santa Romana Chiesa, non è né un antifascista né un fascista. Lui fu un uomo sempre ligio all'ordine costituito, entrò in diocesi nel 30, accolto in quella maniera dal giornale del partito, ma non accolto lui perché non lo conoscevano ancora, quindi tra l'altro mettevano un po' le mani avanti. Ruinas, che è il giornale della federazione del partito fascista, attacca il Corriere Apuano, che è l'organo della diocesi di Pontremoli, per dare una sorta di avvertimento al vescovo, come dire, se prendi posizioni politiche ostili al regime, il regime è vigile e non ha timore ad attaccarti. Insomma, Ruinas ci mette del suo, perché non sopporta disallineamenti dalle direttive del regime. Il Corriere Apuano talvolta prendeva posizioni un po' differenziate. Era un altro giornale, non era mica un giornale del regime fascista. Quindi c'era un avvertimento al vescovo, però si rivederà superfluo. Sismondo resterà sempre ligio al regime, almeno fino al crollo del 43. E questo atteggiamento, tra l'altro, nel dopoguerra gli fu anche rimproverato dalla polemica antifascista e anticlericale. Ernesto Rossi, per esempio, nel suo libro Il manganello e l'aspersorio, che ricostruisce tutte quelle che lui considera le connivenze tra la Chiesa e il regime, fa una serie di citazioni, di prese di posizione pubbliche di vescovi italiani durante la guerra di Etiopia che si erano dichiarati favorevoli in maniera calorosa a quell'impresa. E cita indirettamente anche il vescovo di Pontremoli, Giovanni Sismondo. Indirettamente perché prende la fonte da un ex clerico fascista che aveva pubblicato da lì un libro, Giulio De Rossi De Cataldi, ma questo non ci interessa. Ed è vero, Sismondo disse che bisognava svolgere questa missione, servire la patria, però questo è vero, ma come ho detto prima, mettiamoli nel tempo storico, non è mica un'eccezione, non lo fa mica solo lui. Conta lo stesso Giulio De Rossi dell'Arno, conta 60 vescovi che presero questa posizione, anche dei cardinali. L'esempio classico che viene fatto in tutti i libri di storia è il Defonso Schuster di Milano, che disse che in Etiopia, dietro il vessillo italiano, giunge la croce di Cristo. Insomma, mi sembra abbastanza esplicito nelle prese di posizione. La consideravano una missione civilizzatrice, un popolo arretrato che c'è ancora la schiavitù. Dimenticavano magari che gli etiopi allora erano cristiani anche loro,
erano cristiani copti, avevano un altro papa, però erano sempre. Io credo cristiani. Che il ruolo di Sigismondo sia stato però diverso. Sia stato diverso con la sua capacità di mediazione da cattolico, credente, come si spera siano i vescovi. Pensa, tu, poi non parliamo di lui perché altrimenti andiamo fuori dal seminato, ma la capacità che ha avuto di dialogo con l'inglese Gordon Lett, la mediazione che riuscì a fare. Però perché ti dicevo, Riccardo, lasciamo le cose al suo tempo, sì, infatti, perché la guerra civile è un altro periodo, però, ci sono altri soggetti. Parliamo del periodo del regime fascista che è governato ancora dalla conciliazione, certo. Fino ancora al 43. La Chiesa cattolica durante il regime fascista assumerà anche posizioni differenziate, anche posizioni di conflitto, ma non prenderà mai una posizione di rottura come pure aveva fatto nei confronti del nazismo con l'enciclica Mit Brennender Sorge, che è del 37, no? Lì aveva rotto, aveva accusato il regime nazista Pio XI di essere un regime neopagano. Col fascismo la rottura non c'è mai, arriva tardi, arriva dopo il 43. Quindi lì esce un altro personaggio come quello di Sigismondo, ma quando dico questo c'è una coerenza, è un uomo del suo tempo, della sua chiesa, non è né un filo fascista come la polemica, no, né un filo fascista come la polemica del dopoguerra voleva insinuare, no. Non era neanche, certo. Sì, non era neanche un antifascista. Dopo lui spiegò la sua posizione. Volevo dire quanti li erano in Italia. Quanti erano in Italia gli antifascisti, insomma, non contiamoli. Sì. Ho cominciato a descrivere questo personaggio, certo. Il suo difficile percorso in tempi difficili, dicendo lasciamolo al suo tempo storico. Certo, certo. 43-45, la guerra civile, è un periodo diverso da quello diverso, del regime. Certo. Lì esce fuori un'altra figura, lì esce fuori un uomo coraggioso che si espone personalmente di fronte a ufficiali tedeschi con la rivoltella in pugno, non in fondina, certo. In pugno. Si adopera tra le parti per lo scambio, ma non lo fa perché è un antifascista, filofascista. No, perché è un cattolico, lo perché fa, è un credente. Lo fa perché è un cristiano. È un cristiano. Il valore fondamentale della religione cristiana è la vita. Il valore assoluto, non negoziabile, è la vita. Salvare la vita del prigioniero tedesco o repubblichino della ferocissima decima massa in mano ai partigiani e salvare la vita del partigiano che deve essere scambiato. Sa benissimo quest'uomo che questi partigiani e poi fascisti o tedeschi, quando tornano tra le loro truppe, riprendono in mano il mitra e si riprendono a ammazzare, riprendono a peccare, lo sa, ma da cristiano dice gli diamo un'opportunità di vivere e magari di emendarsi dei loro peccati e presentarsi all'appuntamento col creatore con quello che hanno fatto, la vita soprattutto. Lui, la prima posizione che prende, siamo fuori del tempo storico che affronta il libro, però lo diciamo, si sollecita una conversazione, la si fa volentieri. La prima posizione che prende allora è nel marzo del 44, quando vengono uccisi 4 militi della DICAT, che era il servizio di avvistamento, neanche contraerea, non ci avevano, di avvistamento aereo della Repubblica Sociale a Prato delle Code, una località lunigianese. Vengono uccisi di sorpresa da un comando partigiano. Sigismondo si reca personalmente dalle famiglie, gli porta il cordoglio e condanna pubblicamente questo che definisce omicidio proditorio. Era anche pericoloso perché potevano interpretarlo le brigate partigiane, questo si schiera con la Repubblica Sociale, non era così. Il suo scopo è salvare le vite, lo farà più tardi quando cercherà, senza successo purtroppo, di salvare dalla rappresaglia fascista i quelli 7 partigiani di Valmozzola, eccetera. Lo farà, si adopererà con Gordon Lett, col comandante Ermanno, per fare lo scambio dei partigiani, quando nel febbraio del 45 rapiscono addirittura 3 funzionari della prefettura e partigiani. Uno è Umberto Buttini, il fratello minore di Ernesto, che era allora il prefetto della provincia. Gli salva la pelle a tutti, li mette in contatto fisicamente, ci va lui, e trova persone disponibili ad evitare bagni di sangue inutili. Un comandante partigiano Ermanno mette a disposizione i prigionieri repubblichini e la controparte libererà dei partigiani. Si scambia e salva le vite. La vita soprattutto è un partigiano?
è un antifascista, è un filofascista, ancora una volta è un vescovo di Santa Romana Chiesa. Molti altri prelati facevano così in quel tempo. Trattato peraltro male. In quel tempo. E chiudiamo questo capitolo, trattato male dai Pontremolesi. Sì, alla fine della guerra subirà delle amarezze per l'opera ma che aveva. Torniamo che aveva invece alla... E poi è stata qualcuno, una divagazione, spero. Io credo che se qualcuno vuole intervenire io mi muovo volentieri. Vengo sì, quello di che voi. Voglio dire nelle presentazioni, chi comanda è sempre il pubblico. Sì, infatti. Tra l'altro l'autore ha già parlato per 300 io pagine. Io avevo una delle curiosità vedendo dei tuoi capitoli. Le donne. Le donne. Vuoi dire qualcosa? No, no, lo chiedo parto a te, io i fasci proprio. Femminili. O parto io. Parti te. Che ruolo hanno le donne? Ma sai perché mi fa particolarmente piacere questa domanda? Questa ormai non è la prima presentazione, è stata fatta a Massa, sì. La provincia è stata battuta. È la prima volta che mi fanno una domanda sulla questione femminile, come la chiamavano loro, delle donne. Ho capito, sì. Voleva farlo lei, non gli diedero tempo a Carrara, però ancora una volta sei stata preceduta da qualcuno. Perché è una questione importante, non perché sia di moda, oggi se apriamo la televisione si parla dovunque di donne, la questione femminile, eccetera. Ma perché è rivelatrice delle contraddizioni della politica fascista nel gestire i problemi della modernità. Quando loro parlavano di questione femminile, cos'è la questione femminile? È il processo di emancipazione del genere femminile, insomma, non è nient'altro che questo, che è un aspetto qualificante del processo di modernizzazione. L'ideologia fascista della donna è puramente reazionaria, cioè loro la prendono para dal cattolicesimo, quello di allora si intende, dall'ideologia nazionalista, il loro modello è la sposa e madre perfetta, cioè i ruoli ascrittivi, secolari, assegnati alla donna, regina della casa, angelo del focolare, diceva la propaganda cattolica, madre che fa figli, gestisce la famiglia, eccetera. E addirittura la politica che veniva propugnata nella propaganda ufficiale era il ritorno a casa della donna, perché ormai già da tempo le donne erano uscite da casa, con la prima guerra mondiale erano andate addirittura a lavorare con gli uomini al fronte nelle fabbriche che fabbricavano gli esplosivi, insomma, quindi avevano dimostrato di saper fare quello che facevano anche gli uomini. Però tra questa ideologia e la prassi politica c'è una contraddizione lampante. Lampante perché poi in realtà il regime fascista attua una politica non di smobilitazione di ritorno a casa delle donne, ma di mobilitazione delle masse femminili. Le chiama alla partecipazione alla vita del regime, le chiama a partecipare alle organizzazioni del partito, sono tante. Tu hai citato i fasci femminili, ma ci sono l'organizzazione delle colonie che era affidata a loro, c'è l'ONMI, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ci sono i rami femminili dell'Opera Balilla di cui è presidente Ricci, entrano nella vita pubblica, quindi escono di casa, mica stanno a casa, molte donne hanno addirittura più opportunità in questo senso. Ora, scomberiamo l'equivoco, cioè non è che il regime fascista mobilitasse le donne per emanciparle, i regimi dittatoriali e totalitari non vogliono emancipare nessuno, casomai vogliono mettere sotto controllo tutti, però per le donne questa diventava un'occasione per uscire dal ruolo ristretto casalingo. Detto così sembra astratto, io vi voglio fare un esempio per capirci meglio, un esempio che è successivo agli anni di cui discutiamo, il caso delle massaie rurali, che era un ramo dei fasci femminili, vennero istituite nel 1934. Giovani contadine di piccoli proprietari, di braccianti, di mezzadri, che erano chiamati a partecipare alla vita dei fasci femminili con il compito di andare nelle campagne a propagandare il verbo del regime, ma anche a portare nelle famiglie le norme sull'igiene della casa, su come allevare gli animali, nuove sementi che potevano uscire per la coltivazione. Ecco, voi immaginatevi una ragazza di una famiglia contadina isolata nella campagna, il suo destino tradizionale quale poteva essere? Un po' di scuola rurale, che faceva scuole rurali, erano accorpate, erano ancora meno qualificate di quelle elementari urbane,
E poi si sposava, faceva i figli, aiutava un po' nei campi e stava a casa. Più ne faceva, più era premiata. Sì, perché c'era la battaglia demografica. Quelle che entrano come massaie rurali, però non stanno solo in casa, vanno anche in città, prendono la bicicletta o ci vanno a piedi, si incontrano con altre donne della sezione del fascio, con la delegata dei fasci femminili, che in genere è una signora della buona borghesia urbana, parlano di cose che non sono solo quelle familiari e casalinghe, parlano di come organizzare le colonie, in sostanza hanno una rete di relazioni più ampie, e quando tornano alle campagne a fare propaganda hanno una socialità che è maggiore rispetto al loro destino. Acquisiscono la coscienza che in fondo anche loro, donne con la licenza elementare sulla campagna, sanno però fare tante cosette, magari anche quanto gli uomini. In sostanza, chiamandole a partecipare alla vita del regime, il regime finiva per creargli degli spazi pubblici, altro che ritorno a casa. Tant'è vero che poi, per non farla troppo lunga e non annoiarvi, i modelli femminili nel ventennio si accrebbero, non è che diminuirono, non c'era solo la sposa e madre esemplare, che poi sono ruoli per nulla incompatibili con altri di lavoratrice, di intellettuale, c'erano anche altre figure, c'erano le intellettuali, le scrittrici, che Ruinas gli dedica un libro, ne stronca 400, ma una cinquantina le elogia. Lui, il maschilista che faceva propaganda antifemminista, e queste scrittrici e giornaliste erano donne autonome, viaggiavano, lavoravano per conto loro, erano a tu per tu spesso con giornalisti, intellettuali, direttori di giornali, erano l'avanguardia dell'emancipazione femminile. C'erano le operaie dello iutificio di Aulla, le filandine del cotonificio, certo. E uscivano di casa, mica stavano solo in casa, avevano anche problematiche di lavoro. Sotto il fascismo emerge anche lo sport femminile, ci sono anche le atlete. L'atlete è sotto il fascismo, per esempio, che lo sport femminile ottiene i primi successi, e non è che il regime lo censura o lo mette a tacere, lo incoraggia. È proprio Renato Ricci che nel 1931 inaugura l'Accademia Ginnica Femminile di Orvieto, dove si formano le istruttrici di educazione fisica dell'ONB, delle ragazze, ed è sotto il regime fascista, propagandate in prima pagina, fotografate, che le atlete femminili ottengono i primi successi. L'emblema di questa propaganda, di questi successi dello sport femminile, è quello che ricordava ora il signore, la simpatica figura di Ondina Valla, che credo di non sbagliare a dire che fu la prima medaglia d'oro dello sport femminile italiano alle Olimpiadi di Berlino del 1936, seguita poi nel 1938 dalla amica rivale Claudia Testoni, che vinse l'Europeo. Facevano la disciplina, se ricordo bene, erano i 60 o gli 80 ostacoli, oltre gli 80 non le facevano cure, forse pensavano che inciampavano, chissà cosa pensavano in quel tempo, insomma. Ecco, questo per dire che i modelli sociali dei femminili sotto il regime aumentarono anche per la politica del regime stesso. Diciamo un effetto secondario, collaterale delle sue politiche totalitarie. Quindi è molto complesso, molto contraddittorio l'approccio alla questione femminile tra l'ideologia del tutto reazionaria e una prassi che finì per ottenere anche effetti differenti. Ma non ci hai mai detto lui, non quello proprio sopra il tetto, un pochino più giù, ecco, sei mai intervenuto in queste questioni locali? Più di una volta. Qui ci sono personaggi che non sono solo locali, attraverso la storia della provincia anche personaggi nazionali, Arpinati, il sottosegretario all'interno, Turati lo abbiamo già citato nelle sue rivalità con Ricci, ma Ricci è un gerarca a Roma, anche lui è una figura nazionale, benché espressa. Mussolini seguiva le vicende della provincia in quel tempo, quelle cose che gli stavano più a cuore, che erano le questioni economiche in quel momento. Non temeva l'opposizione antifascista, che ormai era sbaragliata, non si occupava delle organizzazioni delle colonie, delle direttive per l'ONB, lasciava fare al sottosegretario agli interni, che era Leandro Arpinati, un RAS del fascismo bolognese. Ma nelle questioni economiche interviene lui, è lui che dirime la questione sindacale su quanto diminuire o meno i salari degli operai del marmo. È Mussolini che nel giugno del 29 partecipa a una riunione a Roma tra, da una parte, Ricci, presidente del Consorzio dei Marmi, e dall'altra i suoi grandi rivali, gli industriali del marmo. Uno scontro durissimo, di fronte al Duce, a momenti Ricci viene alle mani con Fabbricotti, il Duce ne è talmente impressionato che finisce per sciogliere il consorzio, dice: lo sciogliamo, Ricci lo nomino sottosegretario, lo facciamo contento così, e ai Fabbricotti gli ridiamo libertà d'impresa. Una delle sue soluzioni
salomoniche, ma da politico professionista, un po' a tutti, quindi interviene. E, interviene anche sul piano dei sussidi, manda un sussidio straordinario, 250 lire per i disoccupati del marmo, perché quello che temeva era la crisi economica, la disoccupazione che poteva minacciare la stabilità del regime. E a Mussolini, che a ottobre del 30, sempre in questo periodo, se ne narra nel libro, si rivolge il viceprefetto Guido Letta perché deve mandare una relazione di contestazioni a Ricci sulla sua gestione del consorzio dei marmi di Carrara. Da bravo prefetto italiano, Guido Letta, prima di contestare qualcosa a un gerarca, si va a coprire da un gerarca più grande, cioè il duce, il gerarca dei gerarchi. Ecco, quindi Mussolini appare spesso, non nelle questioni minori, in quelle che gli stanno più a cuore. A quel tempo Mussolini preferiva gestire, già dalla seconda metà degli anni 20, le questioni del paese tramite prefetti. Non amava il suo partito, non si fidava degli uomini del suo partito. Gli uomini forti che governano la provincia sono gli uomini del governo, i prefetti, i viceprefetti, che allora avevano dei poteri reali su tutta la vita provinciale. Lo incontriamo spesso, Mussolini, in persona. Allora, qualcuno di voi mi vuol far alzare o no? Ecco, visto che qualcuno ha trovato che mi fa alzare, vai te. Qualche nome di donne intellettuali del fascismo che possiamo conoscere anche noi? Allora, io vi faccio i nomi delle intellettuali che scrissero al popolo apuano in quell'occasione. Così restiamo sempre in tema, perché sennò di nomi intellettuali durante il fascismo se ne trovano tante. Una è anche qui. Lui scrisse questo libro, Scrittrici e Scribacchine, la maggioranza da bravo maschilista erano scribacchine, però c'erano anche le scrittrici. E quando qualcuna di queste, che venne elogiata da Ruinas, lo volle ringraziare scrivendo al giornale, lui la pubblicò immediatamente questo ringraziamento sul giornale facendosene gloria. Per esempio, una è Ada Negri, è una poetessa di tutto rispetto, conosciuta nella storia della letteratura. Nel 40 lei entrò come prima donna nell'Accademia d'Italia, gli scrisse una letterina un po' piagnucolosa, per la verità, a me non mi vuol bene nessuno, la ringrazio che mi ha ricordato, eccetera. Lui la pubblicò integralmente. Un'altra che gli mandò, purtroppo non ho la foto da mostrarvi, ma gli mandò una sua fotografia con dedica, c'era scritto a Ruinas con fervore, e lo guardava con sguardo bistrato. Questa oggi ce la siamo dimenticata, ma allora è una letterata, una scrittrice molto popolare, si chiamava Mura, è lo pseudonimo di Maria Volpi Nannipieri, qui c'è la foto, popolare scrittrice dell'ancor più popolare letteratura rosea, come la chiamavano allora. La Sarfatti poi era più che un amante, è stata una musa, insomma, voglio dire, l'ha allevato anche culturalmente, diciamo. Poi ha abbandonato l'Italia con le leggi razziali più tardi, insomma. Però c'era un intervento, e quindi scusa se ti abbiamo... Ma volevo sapere se nel libro è interessante proprio il periodo, perché appunto non se ne parla tanto, non ci sono neanche tanti saggi, penso, proprio su quegli anni e su questa provincia. Quindi se si ricostruisce anche un po' la vita locale, e poi se appunto in una città come Carrara, anarchica, repubblicana, che poi insomma avrà una storia importante tra i 43 e i 45, ecco, ma in quegli anni, negli anni del trionfo del fascismo, in cui il fascismo impera, Carrara com'è, insomma, com'è il rapporto con l'antifascismo, i fascisti, insomma la vita locale, non so se c'è anche una descrizione appunto di, diciamo, della vita quotidiana, no? La vita a Carrara, insomma, in quel tempo, il rapporto fra il fascismo e, se c'è, l'antifascismo, e le tradizioni come il repubblicanesimo, l'anarchismo, che comunque sotterraneamente rimangono, insomma, e poi per poi riaffiorare solo dopo il 43, ecco. Grazie. Sì. Se c'è qualcun altro, magari Gianni lo passi ora, così poi tu rispondi tutti assieme. Come volete voi. Aspettiamo il ganso. No, ci sono ancora due passaggi prima del ganso. Sì, Carrara, tanto il periodo, qui siamo nella seconda metà degli anni 20, primissimi 30, però in pieno regime fascista, su questo non c'è dubbio, quindi non ci spingiamo sul periodo della guerra civile, che è un periodo radicalmente diverso, l'abbiamo già accennato prima parlando di Sismondo.
Carrara è la protagonista assoluta di questo libro. Sì, si parla anche di Massa, si parla molto anche della Lunigiana, ne abbiamo già parlato prima con i loro personaggi, ma ne è la protagonista assoluta perché il fascismo più forte, sin dalle origini, quello che poi afferma la sua egemonia piena in tutta la provincia ed esprime un RAS e un esponente di livello nazionale, come dice, è il fascismo carrarese. Carrara in questo periodo è il capoluogo, di fatto, amministrativo è sempre Massa, ma di fatto della regione Apuana è Carrara per l'importanza economica, l'industria marmifera che produce una ricchezza reale mal distribuita ma reale. E sul piano politico darò solo un dato: nel 30, quando rinnovano il direttivo provinciale del partito fascista, su 9 membri, compreso il segretario federale, 7 sono carraresi, 1 è di Massa, il podestà Bellugi, e 1 è di Pontremoli, il podestà Buttini e Ernesto. Questo per dirvi gli equilibri. Qui si parla quindi della crisi economica, si parla di conflitti interni al fascismo, dovremo fare una precisazione che riguarda Ruinas su questo, rapida poi, e i rapporti con l'antifascismo. Ci saranno sicuramente stati gli antifascisti, per quei pochi, dopo io non ho fatto una ricerca ora specifica su quello, però la domanda che lei faceva mi suggerisce un suggerimento che voglio estendere agli studiosi locali, ad altri, forse anche a me stesso, a voi, che se oggi ci sarebbe proprio un terreno da dissodare sul piano storiografico, più ancora che il fascismo, su cui si è scritto molto, poco nelle realtà provinciali, spero di contribuire io a coprire un pochino il vuoto, spero, ma bisognerebbe veramente riniziare ab imis una storia dell'antifascismo in questo paese e quindi anche a Carrara. Per i pochi documenti che ho visto io, fine anni 20, primissimi 30, l'antifascismo locale era una scritta sul muro, un canto viva l'anarchia in un'osteria, probabilmente dopo qualche libagione un po' eccessiva. Una volta mi capitò di vedere un documento dove vennero richiamati 2 militi della milizia fascista che nel paese montano di Bedizzano di Carrara, in osteria, si erano messi a cantare viva l'anarchia con 2 cavatori anarchici. Quindi questo per dirvi un po' la confusione del tempo. Più tardi poi la città esprimerà gradualmente anche un antifascismo, diciamo, più sviluppato. Per sviluppato intendo dire quando cominciano a circolare fogli clandestini, questo significa che c'è già un'organizzazione alle spalle. D'altra parte, l'antifascista che si rende più noto in quel periodo è Gino Lucetti di Avenza, che tira una bomba alla macchina del Duce, però l'aveva innescata male, scoppia in ritardo, quindi andò male. Settembre del 26 verrà arrestato, condannato all'ergastolo, ma non veniva da Carrara, era già a Marsiglia, era già in esilio e veniva da fuori. Questo per dire che quindi a Carrara gli antifascisti o erano in silenzio oppure erano esiliati ed erano fuori. Questo per dire però che Carrara nel libro è sicuramente la protagonista principale della narrazione. Allora, meno 3, non ci hai detto la causa vera dell'allontanamento di Ruinas. Ecco, sì, poi me lo scordo, mi faccio prendere dalla passione di altre domande di parlarne. Abbiamo detto prima il provvedimento disciplinare, il duello, è il pretesto finale, c'è qualche cosa di più sostanzioso dietro. Pochi giorni prima, una settimana, due, del duello stesso, del provvedimento disciplinare, Ruinas aveva scritto una lettera al suo maestro, ex direttore dell'Impero, Emilio Settimelli, che rimase per lui sempre anche un amico. È una lettera che non è tra le carte pubbliche, a me l'ha data in coppia molto gentilmente la figlia di Settimelli, che è ancora vivente a Milano, voglio citarla per la gentilezza. Questa lettera dice a Settimelli, 2 settimane prima del duello, prima del fattaccio, dice, ora ve la parafraso un po', lì è citata completamente, ma insomma, qui a Carrara, quando non ho gatti da pelare, sono tutti intorno a me, tutti mi mostrano la loro solidarietà, quando ho qualche gatto da pelare, e lui era un giornalista che se andava anche a cercare, se non li trovava, beh, spariscono tutti. È la confessione di un isolamento politico. È chiaro che il suo giornalismo, quello che abbiamo detto di fascista rivoluzionario, non è compatibile con l'ambiente che si è creato ora, i nuovi equilibri politici. Ora non c'è più la federazione ricciana, cara, c'è la federazione di Pocherra, di quei fascisti che non sono rivoluzionari come lui, e l'altra corrente, quella contrapposta, i conservatori, gli ex liberali vicini alla destra economica, i fiancheggiatori. Questi uomini non vedono nel fascismo un soggetto rivoluzionario,
rivoluzionario. Per loro il fascismo ha già fatto tutto quello che doveva fare, ristabilito l'ordine, benché autoritario, contro il rivoluzionarismo rosso, il bolscevismo, il socialismo rivoluzionario, la terza ondata, il terzo tempo della rivoluzione, addirittura la rivoluzione antropologica, rifare l'uomo, cambiare il carattere. Beh, a questi conservatori, diciamolo in termini non storiografici, non gliene può fregare di meno, insomma. Anzi, il giornalismo di Ruinas, così aggressivo, che attacca i commercianti, le banche, scatena una campagna virulenta contro gli industriali elettrici di La Spezia, che dove arriva a nominare i dirigenti uno per uno, è un vero prototipo, se vi leggete quel paragrafo del giornalismo fascista intransigente, delle sue caratteristiche moralistiche, scandalistiche, prende spunto da un'inchiesta giudiziaria. Anche allora funzionava così. Evidentemente i meccanismi del giornalismo moderno tendono un pochettino a somigliarsi. Ecco, questo giornalismo così attivista eccitava la situazione. La corrente che guida il partito locale vuole ordine, vuole sedare, vuole cloroformizzare la città, perché è preoccupata di un'altra cosa, se si vuole anche più realisticamente, è preoccupata della crisi economica, della disoccupazione, che può creare anche questo disagio sociale, dei problemi alla stabilità del regime. E quindi questo giornalismo aggressivo e attivista dà fastidio. Non è accettabile. In fondo il duello, questo, da qui l'isolamento di cui parlavo prima, che lui si trova solo, percepisce questa solidarietà mancante al punto da chiedere il trasferimento prima di quel duello, che a questo punto diventa un pretesto utile a tutti. A lui per andarsene alla svelta, anche a lui, e alla federazione locale per liberarsene senza provvedimenti autoritativi che avrebbero potuto creare qualche problema. Ricordiamoci che Ruinas era pagato da Roma, i suoi principali erano a Roma, quindi il duello capita a Pocherra, che è un politico abile, di lunga esperienza, capita un po', come si dice, a fagiolo. Il vero motivo della sfine della sua esperienza, che quindi così breve, è questa incompatibilità tra il fascismo rivoluzionario di Ruinas e quello conservatore della corrente che guida il partito locale. Qui rivediamo il discorso di prima, l'intreccio tra una vicenda locale che sembra piccina, un giornalista di provincia che se ne va, cosa sarà mai successo, l'intreccio però con una storia nazionale che vede nella dialettica tra queste due anime del fascismo, la rivoluzionaria e la conservatrice, presente in tutto il ventennio, con fasi alterne, con esiti e risultati differenti, ma presente in tutto il ventennio, dalle origini, con lo scontro Viola-Ricci che ricordavi te, fino alla Repubblica Sociale. Anche là avremo i moderati, i conservatori, i conciliatoristi, tra cui Ruinas, che evidentemente era cresciuto e aveva maturato altre posizioni, e gli estremisti, come i Pavolini, gli uomini che puntano alla resa dei conti sanguinosa. Quindi c'è un significato politico che supera il dato biografico del personaggio, supera la dimensione provinciale. Per quello vi dicevo, il criterio scelto nella narrazione è un criterio di storia nazionale che attraversa la dimensione provinciale. Ecco, e allora svelaci anche come finisce Ruinas, perché c'è il 45, c'è la... Ruinas, scontata la sospensione dal partito, nel maggio del 31 viene chiamato a Parma a dirigere il Corriere Emiliano. Il Corriere Emiliano aveva assorbito quella che oggi è la Gazzetta di Parma, era il giornale del Partito Fascista di Parma, anche lì chiamato da Remo Ranieri, lo stesso che lo aveva chiamato a Carrara, quindi evidentemente era il suo referente politico principale. Lo lascia dopo un anno e mezzo, quasi due anni, quel giornale, del dopoguerra, perché si era intrufolato nelle questioni anche lì dell'oltretorrente. Ci può stare, faremo un'indagine anche sul Corriere Emiliano. Io ho qualche altra ipotesi, ma magari lo diremo a Parma quando presenteremo il libro. Poi negli anni 30 lui passerà dei brutti periodi, perché era uno che quando voleva dire qualcosa la diceva e incorreva nei guai. La metà degli anni 30 lo mandano in Spagna, fa la fame per farlo guadagnare. Ho letto una sua lettera all'archivio centrale di Roma, dove chiedeva: fatemi scrivere qualcosa di più, anche anonimo. Non chiedeva un sussidio, chiedeva di lavorare. Si riconcilierà pienamente col regime dopo queste traversie nel 39, quando vincerà il premio Sabaudia con il suo libro
viaggio per le città di Mussolini, sono le città di fondazione, quella di Vittoria, oggi Latina per esempio, che è un libro ricordato dalla storiografia perché era un reportage propagandistico ma anche ricco di notizie. A queste vicende si è ispirato un po' anche Pennacchi con il suo Fascio Comunista, Canale Mussolini, e quindi credo che conosca, che sia stata una sua fonte. Lui aderisce alla Repubblica Sociale, se volevi sapere... No, è dopo... Lui ha aderito dopo il 1945? Nel 1943 si aderisce alla Repubblica Sociale, si trasferisce al nord, alla fine lo arrestano anche, ma al nord lui faceva il segretario del presidente della BNL, del commissario straordinario a Venezia, non svolgeva ruoli, poco anche di giornalismo. Nel 1947 lui fonda una rivista, Il Pensiero Nazionale, di un piccolo movimento, qualche migliaio di persone, di ex fascisti di sinistra, come si chiamavano loro, e la loro definizione, questa non gliela do io, è esatta, ex perché erano consapevoli, non parliamo di uno stupido, insomma, che il regime aveva finito la sua esperienza, fascisti però lo dicevano perché lo erano stati, non negavano il loro passato, non lo riverniciavano, di sinistra per precisare la loro caratterizzazione nel regime di fascisti rivoluzionari. Instaura un rapporto di collaborazione col PCI, Togliatti è impegnato in una politica di recupero degli ex fascisti, soprattutto i più giovani, soprattutto gli intellettuali della sinistra fascista, e collabora, il Pensiero Nazionale lo protegge, gli dà anche dei piccoli finanziamenti. I rapporti tra il Pensiero Nazionale di Ruinas e il PCI sono tenuti da Giancarlo Paietta per il Partito Comunista, che allora era responsabile dell'organizzazione, e dal segretario della Federazione Giovanile Comunista del tempo, che era Enrico Berlinguer. Teneva i contatti con questi ex fascisti di sinistra. Una collaborazione che dura a lungo, fino al 1953, quando si interrompe, perché ormai il PCI ha capito che quelli che poteva recuperare li aveva recuperati, molti intellettuali ex fascisti erano già confluiti nel Partito Comunista. Questo invece voleva collaborare, ma mantenendo la sua identità, la sua autonomia, e l'autonomia per un partito come quello comunista, specie del tempo, non era una cosa particolarmente gradita, ecco, diciamo, e allora finiscono questi rapporti. Ruinas comunque scrive sempre, si dedica alla narrativa, scrive parecchi romanzi e chiuderà quella rivistina lì, ormai ridotta all'omicino, da vecchio nel 77. Quindi una vicenda giornalistica, umana, anche molto interessante, secondo me. Scusa, lui fino al 77 continua a fare una rivista dei fascisti di sinistra? Ho capito bene? Sì, lui, dopo la rottura della collaborazione con... ormai a quel tempo pochi, nel dopoguerra, nei primi anni del secondo dopoguerra un po' di più, dopo si era ridotta a ben poca cosa, probabilmente la portava avanti per ragioni affettive, però tra il 47 e il 53 il Pensiero Nazionale è citato in molti libri di storia come uno dei punti principali di questa collaborazione tra ex fascisti e il Partito Comunista stesso. C'è un libro del professor Buchignani che ricostruisce questa storia dei cosiddetti fascisti rossi. Ci sono circa 130 titoli citati, quindi penso che... Allora, intanto, visto che l'ha citato, il libro, per chi lo vuole, è in vendita, non so in quale valigia, ma qui intorno c'è, qui sopra. Se siete interessati potete godere di questa opportunità. E no, volevo dire che il gancio lo riveliamo solo con comprare il libro, ma non è bello, è una scorrettezza, no, il ricatto, è una il ricatto non si fa, via. Allora, questo bene allora, uno per tutti. Qualcuno ha detto che è da fascisti, forse non ha tutti i tempi. Allora, questo gancio vi dico cosa non è. Non è il cocktail. Non è il Negroni. E sono rimasti qui per berlo ora che arrivava il cocktail, sì, ma sì, si sono sbagliati. Non è il cocktail. Tarantola purtroppo non ce lo offre. No? Il Negroni non ce lo offre. L'anno prossimo magari. Allora, che a Carrara lo ricordano ancora questo gancio del Negroni? Non tanto e non tutti, lo ricordava benissimo. Ho dovuto andare uno di massa a ricordarglielo com'era. Ti ricordi, lo ricordava Andrea, nipote di Poker. Andrea poi di queste geniale. Cose. Allora, cos'è questo gancio del Negroni? Che tra l'altro è un titolo
azzeccatissimo, perché suscita... Suscita curiosità, ma non è un'invenzione, così, non è un amo per far abboccare qualche lettore. Il Negroni era un notaio che a Carrara, in tempi passati, anche preunitari, aveva uno studio lì, in quella che a Carrara chiamano Piazza Drente, Piazza del Duomo, veramente all'angolo tra Vico d'Arancio e Via Finelli, siamo in pieno centro storico di Carrara. Era un infisso metallico, sulla pagina Facebook del libro c'è anche proprio una bella immagine curata dall'associazione Aqua Mater quando l'ha presentato a Carrara, c'è ancora, questo lo potete andare a vedere. E sotto questo infisso metallico era appeso un pannello più che una bacheca, dove venivano affissi tutte le sentenze di condanna, gli avvisi ai tristi pagatori, cioè debitori che non pagavano i debiti, insomma tutti coloro che avevano avuto o avevano in corso guai con la giustizia. Finire in questa bacheca, cioè appeso al gancio del Negroni, nel motto popolare, nell'idioma popolare, è divenuto sinonimo di essere messo alla pubblica gogna. Che finiva lì. Quindi è un'espressione cavale che stai attento che ti metta il ganz del Negroni, come più o meno come dicono a Carrara, spero di averlo detto abbastanza bene, ma sono di massa, ho delle scusanti, e voleva dire stai attento che ti porto in piazza. Cosa c'entra con Ruinas? Ruinas, fra le tante cose che ha fatto, che non abbiamo potuto dire in questo giornale, pubblicava anche dei polemici corsivi che erano dei veri attacchi a comportamenti, soggetti, fatti che lui considerava non allineati con il cosiddetto stile fascista, vabbè, con la direttiva del regime, in parole povere. E in questi corsivi, di questi corsivi, uno divenne una rubrica fissa in prima pagina che lui intitolò Al gancio del Negroni. Con una buona dose di creatività, se si vuole, anche con un po' di captatio benevolenzi verso la popolazione locale, faceva proprio un motto locale per intitolare quello che era un suo impegno giornalistico. Ma rappresentava bene il programma della rubrica, perché lui dice in questa rubrica, appena arrivato, stroncheremo tutti coloro che non hanno i requisiti previsti dal partito. Non credo ci sia nulla da aggiungere sul programma, e il titolo si prestava bene. Stroncò anche i gerarchi per il loro comportamento, e questo è un altro motivo dell'isolamento in cui poi finirà per trovarsi.